Buonasera a tutti e bentornati al TG11. Si arrampicava sui balconi senza paura, arrivando anche ai piani più alti dei condomini. Si infilava così negli appartamenti e li svaligiava. L'ultimo colpo però gli è andato male. Il ladro acrobata, un albanese di 35 anni con numerosi precedenti penali, è caduto a terra ed è finito all'ospedale. I carabinieri lo hanno quindi arrestato per furto aggravato. È successo la scorsa notte a Nova Milanese. Mentre tentava la fuga, scappando nuovamente dal balcone, si è staccato un pezzo del davanzale di marmo e lui è precipitato a terra. Il tonfo ha svegliato i residenti del palazzo. Sul posto sono arrivate le pattuglie della stazione locale e dell'aliquota radiomobile di Desio. L'uomo è stato trasportato al San Gerardo di Monza, dove si trova ricoverato in prognosi riservata, con un politrauma al torace, fratture alle costole e traumi vari, ma non sarebbe in pericolo di vita. Lo ha trascinato solo in auto. Lo ha lasciato solo in auto e lui, non potendo uscire dall'abitacolo, è stato soccorso appena in tempo e la sua padrona denunciata per maltrattamenti. Una commissione veloce e poi il tempo che scorre via senza che se ne rendesse conto. Per poco non hanno ucciso il suo cane, un cucciolone meticcio di 2 anni che la donna aveva lasciato seduto in macchina alle 14 di domenica in via Ramazzotti a Monza. Alcuni passanti, prima attirati dai mugoli del cane, sono rimasti intorno alla macchina nella speranza di veder tornare la proprietaria. Quando il cucciolone si è accasciato sul sedile immobile, hanno telefonato al 112. La pattuglia dei carabinieri, arrivata sul posto, ha provveduto a sfondare il vetro laterale dell'auto, traendo in saldo l'animale per un soffio. Ormai incosciente, il cane è stato trasportato al pronto soccorso veterinario, dove è stato rianimato ed idratato tramite flebo. La padrona disattenta, un'impiegata 46enne e pregiudicata, è stata denunciata a piede libero per maltrattamenti. L'ASL di Monza e Brianza entra nel mirino degli inquirenti che indagano sui rapporti tra politica e 'ndrangheta dopo gli arresti della scorsa settimana. Denunciato per corruzione, Pietro Gino Pezzano, direttore generale dell'ASL, fotografato in compagnia di alcuni boss. Il dirigente è accusato di aver stretto affari con le cosche per un lotto di impianti di condizionamento nelle sedi dell'ASL. I magistrati seguono anche il filone che porta all'assessore provinciale di Monza e Brianza, Rosario Perri, non indagato. In un'intercettazione l'uomo informa al figlio di avere 500.000 euro in casa, nascosti nei tubi. Slitta intanto a settembre la discussione in consiglio regionale della mozione presentata dal centro-sinistra, con la quale si chiedono le dimissioni dall'ufficio di presidente del consiglio di Massimo Ponzoni del PDL, il cui nome è apparso nell'ambito della maxi operazione. Le previsioni del tempo per domani, mercoledì 21 luglio. Fino al mattino nuvolamenti sul nord-ovest in dissolvimento, altrove sereno. Nel pomeriggio sviluppo moderato di cumuli sui rilievi. Nel pomeriggio temporali sparsi sui rilievi, più probabile sulle prealpi centro-occidentali ed Appennino. Temperature minime e massime in aumento, in pianura minime tra i 19 e i 24 gradi e massime tra i 31 e i 36 gradi. L'appuntamento è per domani, una buona serata a tutti.